Dopo aver reso noto la notizia del clamoroso furto di due artigli di dinosauro dalla mostra Lost Hangar, la direzione di Venice Exhibition SRL, organizzatrice dell'evento culturale aperto un mese fa in Fiera Padova, ha formalizzato la denuncia di furto contro ignoti ai carabinieri di Padova, che ora stanno cercando di risalire agli autori del gesto. Nel frattempo, i prestatori delle due falangi del dinosauro fossile, vissuto più di 100 milioni di anni fa, lanciano un appello ai responsabili del furto. Vorrei rinnovare il nostro appello, insomma, sperando che sia una bravata, una ragazzata, rinnovare l'appello della restituzione, magari in forma anonima, di queste due dita dell'arto anteriore destro di questo psittacosauro, un pezzo 100% autentico e che abbiamo preparato noi, montato in fiera, quindi installazione nostra, e regolarmente importato all'incirca nel 1996. E quindi regolarmente detenuto. L'azienda The Brother Stone di Quarto d'Altino, specializzata nella preparazione e vendita di fossili, è rimasta molto colpita da questo furto. Mai prima d'ora era accaduto un episodio simile. Si tratta di un pezzo autentico e di grande pregio. Chi ha staccato le due falangi del pappagallo rettile deve aver impiegato qualche minuto prima di riuscire a strapparli dall'installazione metallica. Resta dunque un mistero come abbia fatto ad agire indisturbato nell'orario di apertura. La mostra infatti sta avendo un riscontro molto positivo di presenze. In meno di un mese i visitatori sono già stati più di 20.000. In accordo anche con noi, chiaramente le misure verranno rafforzate ancora di più. Signori, la cultura di tutti, i souvenir sono all'uscita, lo standard ne è piena e cerchiamo, insomma, che rimanga un ricordo, ecco, questo brutto fattaccio.